Sì? Sì. E quando? Domandi, per favore. Era lì. Chi? Dove? Johnny, al Place. Sì? Ho capito. Ho capito. Va bene, grazie. Partito. Ah, allora potrà venire. Credi? Può darsi. Niente. Lo dimostro proprio tanto. Perché? Non so. Nick e Susanna. È sembrato che abbiano capito. Chiunque ti vuol bene lo capisce, Linda. Ma ne vergogno. E perché dovresti vergognartene? Ned. Neanche tu sei felice, vero? Ah, credo proprio di no. Sì, insomma, anche tu odi tutto questo. O ami quest'altro e basta. Dio sa come io odi tutto questo. E come vada matto per quest'altro. Che faremo allora? Niente che io sappia. Come niente? No, io sto bene. Ma non è vero. No, no, io sto bene, non c'è nessun motivo di preoccuparsi per me. Io sono molto felice. Con il mio whisky, si intende. Ma deve esserci una vita anche per te, sai? C'è? Non ho forse il compito di mantenere alto il nome dei Seaton? Soltanto la mia abilità è questa, invece di essere io a mantenerlo, è lui che mantiene me. Ned, dopo il matrimonio di Giulia, ce ne andremo via da qualche parte insieme, in qualche posto solitario, nel West magari. Cavalcheremo, pescheremo. Insomma, senti, dimenticheremo tutti. No, 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 guarda, è troppo faticoso. Su, bevi un po' di questo. Linda, tu ti preoccupi tanto dei guai degli altri che dimentichi di risolvere i tuoi. Signorina, il signor Gates. Allora, faccia salire, grazie. Allora sei proprio decisa a sacrificarti per... Io non sono più sicura di niente. È questo che mi spaventa. Qualcosa è cambiato, io non so dire che... Ma sento soltanto che così non posso più andare avanti. Tu hai tanto più fascino di Giulia, che è solo bella. Tu hai il doppio della sua grazia, della sua intelligenza, almeno 10 volte il suo coraggio. Tu sei vissuto nella sua ombra per anni e anni, ma ora è tempo di liberartene. Tu potresti innamorare un uomo anche migliore di Johnny, se volessi. Perché non devi? Se fosse stata lei al tuo posto, non avrebbe esitato un niente a disfarsi di te. Tu dici questo? Tu che sai come l'ama? Sarebbe la più grande bassezza. Come vuoi. Salutamelo, Linda. Buonasera, Linda. Oh, Johnny. Sì, la chiamo subito. No, aspetta. Mi sembra di mancare da un anno. Veda, io amo Giulia. Certo, John. E qualunque altra cosa, i miei progetti, le mie idee, tutto. Sembra così poco importante, non è vero? Eppure io lo so che sono importanti, lo so. Eppure. Già, eppure. Ma John, vedrai, io credo che tutto si risolverà per il meglio. Speriamo.
Penso che... che tu abbia deciso qualche cosa. Sì, sì. Ho deciso di accettare quel posto in banca, se è questo che vuoi dire. Capisco. Sì, ma non per molto. Un paio d'anni al massimo, è tempo di farle capire. Quando poi è quello che chiedeva e... due anni non sono la vita, no? Alla tua allegria, Johnny, è scomparsa. È un male questo. Ritornerà. Lo spero. Linda, sei d'accordo con me che questa era l'unica cosa che io potessi fare? Ma certo, in fondo si tratta di un piccolo compromesso che... Sì, 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 certo, un compromesso. Ma credi che sia giusto o no? Quando due persone si amano, come voi vi amate, qualunque cosa che divide deve essere non giusta. Va bene così. Posso chiamarla ora? Sì. Speriamo che papà non c'entri stavolta. No, davvero? Forse starà riposando. No. Pronto, Giulia? Puoi scendere giù un momento. Giulia, è importantissimo che tu scenda subito. Adesso vieni. Sembra che importi molto più a te quello che avviene. Invece che a lei. Non dire sciocchezze. Può darsi che io mi accorga di più cose perché non ti amo. Sai cosa penso di te? Sei la persona che mi piace di più al mondo. Anche tu, Johnny. C'è il babbo. Oh, Johnny, buonasera. Buonasera, signor Sito. Mi hanno detto che era partito. Sono lieto di rivederlo. Papà, Johnny è venuto a veder Giulia. Non mi sorprende, cara. Giulia, non me o te. Andiamo. Arrivederci, Johnny. Linda, ma che idea? Metti il mantello. Vuoi? Usciamo. Papà, non ti dispiace se Johnny ed io... Voglio parlare un momento con voi. Voi insistete a mettermi in una posizione che io non posso assolutamente... Ahmed, vieni, vieni. Scusate, volevo soltanto... Siedi. Intromettermi fra due giovani innamorati è lontanissimo dalle mie intenzioni. Sì, l'amore vero, è una cosa bella e pura. Dove vai, Ahmed? Siedi, per favore. E credo che il suo cammino... il cammino dell'amore debba procedere senza intralci, contrariamente a quanto si usa dire. Se Preacher e Ames mantengono la loro offerta, io sarò lieto di accettarla. Appena di ritorno dal nostro viaggio di nozze, il primo di marzo, diciamo. Johnny. Questo era il desiderio di Giulia. Io sono lieto di esaudirlo. Anche se non ne sono troppo convinto. Bene. Adesso vogliamo lasciarli soli o dobbiamo andare tutti insieme al giardino pubblico per discutere? E perché dici di non esserne convinto? Giulia mi ha chiesto un anno o due. Io sono disposto a restare anche 3 anni. Lavorerò più duramente di prima, farò tutto quello che mi è possibile per riuscire. Chiedo soltanto che se dopo questi 3 anni io penserò ancora che sia giusto abbandonare gli affari per qualche tempo, io sia lasciato libero di agire come voglio. Io non credo che farei più una cosa simile allora. Va bene, è quello che vedremo. Papà, tu? Quando vorreste sposarvi? Al più presto. Dunque vediamo, per spedire gli inviti ci vorranno una 10ina di giorni. Cosa ne direste fra 2 settimane a partire da mercoledì?
Perfetto. Avete già qualche idea per il viaggio di nozze? No, vagamente, in Francia si era detto. Ma è bene disporre tutto prima e con precisione. Dunque lasciatemi pensare. Potreste sbarcare a Plymouth e proseguire direttamente per Londra. Telegraferò domani a mia sorella. Elena e suo marito saranno lieti di ospitarvi. Suo marito è Sir Horatio Porter, uno dei maggiori banchieri d'Inghilterra. Papà, ma non credi? Ah, naturalmente non potreste andare in Inghilterra senza vedere tua zia Elena, Giulia. Inoltre risparmierete le spese di alloggio. E Johnny potrà impratichirsi dei metodi commerciali inglesi. Ah, poi telegraferò a Bouvier, a Parigi. È stato consigliere del ministro delle finanze per molto tempo. Sarà una conoscenza molto utile. Sì, è che io avevo pensato a questo viaggio come a un viaggio di piacere e non come a un giro d'affari. Ah, ma non è mai male unire le due cose insieme, non vi sembra? Io l'ho sempre pensata così, almeno. Hanno una villa magnifica a Cannes. Quindi una settimana a Londra, una settimana a Parigi. Un'ora a Louvre. E 10 giorni a Cannes. Magnifico. E poi potresti imbarcare a Genova e di lì fare ritorno a casa. Farò in modo che il vostro nido sia pronto per il 1° di marzo. Grazie, papà. Di che nido si tratta, Giulia? Papà ci presta la più adorabile casetta del mondo sulla 54esima strada. La chiameresti una casetta, il palazzo della 54esima strada? Vai, confronta questo. Ho deciso di far adattare anche per voi il villino dei pioppi, per l'estate. Ma davvero, papà? Quello sì che è piccolo, non ha neanche una sala da ballo. Vedrai, Johnny, quanto è grazioso. Ah, ma non crediate che tutto questo sia un dono, eh? No, niente affatto. E forse quando vi avrete abitato 5 o 6 anni, può darsi che il mio vecchio cuore si intenerisca. Giulia, mi dispiace, ma io non posso accettare. Come? Vorresti dire? No. No, ma se noi cominciamo a legarci adesso con tanti obblighi di responsabilità, di gratitudine, ma come potremo liberarcene dopo? Sarebbe impossibile. No, io ritorno sulla mia idea. Mi rendo conto soltanto in questo momento che è l'unica via giusta. Ma aveva pur detto che sarebbe tornato ad occuparsi. Sì, certo. Io potrò tornare a lavorare a 35, a 40 anni. E nel frattempo? Voglio vivere. Giulia, ma non capisci che noi dobbiamo vivere la nostra vita, ma che sia una vita libera, indipendente? Sarebbe inutile diversamente, non c'è che un modo per cominciare a farlo. Al diavolo gli inviti, le 2 settimane. Sposiamoci subito, questa notte, e partiamo. Giulia, io credo che quest'uomo non guadagnerà più un soldo in vita sua. Allora, Giulia. Devo risponderti immediatamente? Ti prego. E se dicessi di no? No, se prima... Partirei lo stesso. Da solo. Bene. Puoi andare, allora. Perché io non ho nessuna intenzione di legarmi a un uomo che ha le tue idee. Bene. La conclusione è che io preferisco al tuo amore la libertà della mia vita, Giulia. O quello che tu chiami essere libero. Come vuoi. Mi dispiace che non sia stato possibile accordarci. Grazie per aver tentato, comunque. Arrivederci, Linda. Arrivederci. Io ti auguro di trovare tutto ciò che desideri. Lo spero.
Arrivederci, Ned. Se n'è andato. Sì. E se devo dirti quello che penso... È stata una liberazione, non è vero? È andato per sempre. Ma ti ama, sai? Tornerà, vedrai. Ritornerà? Ritornerà, hai detto? Ma chi credi che io sia? Dovrei passare tutto il mio tempo a persuadere un fannullone come quello... Nella vita c'è qualche altra cosa da fare oltre l'ozio e il divertimento? Giulia, io penso che questa esperienza, per quanto penosa sia, valga a dimostrarti che... Non preoccuparti di me. Io sto benissimo. Meglio di prima, direi. Ma tu non lo ami. Ma che ti prende? Rispondimi. Lo ami o no? Vuoi lasciarmi? Si può sapere cosa importa a te? Andiamo, ragazze. Cosa importa a me? Rispondi! Ma papà, io non ho mai visto una cosa simile! Non vuoi rispondere. Non importa, sai. Lo porti scritto in faccia. È stato un sollievo per te. Bene. Se proprio vuoi saperlo, sono così contenta che potrei cantarci sopra. Era questo che volevi, no? Sì, era questo, grazie. Io sono libera. Sono libera. Ned. Ned. Vieni con me. Il passaporto? Sì. No, no, non posso, Linda. Perché no, Ned? Non posso, Linda, ti ripeto. Adesso, subito, stanotte. Ma, Linda... Cosa vuoi fare, Linda? Allora, vieni. Linda, Linda, non posso. Dove vuoi andare? A fare un viaggio. Un grande viaggio. Dio, che viaggio! Senti, senti, papà. Zitto tu. Sì. Hai una posizione da mantenere. Non sei un ozioso, tu. E dove vuoi andare? Cosa fai? Non vieni, allora? No, ti ripeto, non posso, Linda. Sei innamorato? Forse. Tornerò solo per te, Ned. E io ti aspetterò. Scusi, signorina Linda, ma il signor Potter e la signora l'aspettano con la macchina. Ho portato giù la sua valigia. Sì, grazie. Julie, tu non hai fiducia in Johnny, vero? Tu pensi che il suo sogno possa svanire? Può darsi. Ma quello che importa è avere fede. E io avrò in lui tutta la fede. Qualunque cosa egli farà. Vorrà sedere su un prato, ebbene, io sederò con lui. Vorrà tornare a vendere le noccioline. Ebbene, io avrò fede in quelle noccioline. Addio, Giulia. Arrivederci. Addio, papà. Ma non l'hai detto ancora dove vai? Io lo so. E allora cercate di fermarmi. Cercate di fermarmi! No, io non permetterò. Io non permetterò. Permettere? Permettere a Linda, papà? Ma non farmi ridere! Partirà con loro, non è vero? Sì, va a raggiungere il suo Johnny. Bella coppia davvero. È un bel avvenire. Bellissima, Giulia. Bellissima. Vuoi scommettere, Giulia? Vuoi scommettere? A Linda! E già che ci siamo, salute anche a te, nonno. Aria pulita, senza vergogna, fuori dall'ombra, senza nascondersi mai, mai la verità. Vorrei trovare, se ci riesco,
come me può anche amare cose fatte di niente. Vorrei sperare che proprio esista chi come me si sente solo con questo tipo di gente.